Prima Fila Magazine. Andiamo ora al Teatro Celebrazioni, 11-12 aprile, lo spettacolo Mettici la mano ritorna a grande richiesta, scritto da Maurizio De Giovanni, sul palcoscenico Adriano Falivene, Federica Totaro e Antonio Milo. Benvenuto Antonio. Benvenuto a voi, grazie. Allora, la regia, ricordo, è di Alessandro Dalatri. Questo spettacolo ritorna a grande richiesta perché è già stato l'anno scorso al Teatro Celebrazioni, ha fatto il pienone, ed è uno spin-off, potremmo dire, del commissario Ricciardi, di Giovanni, giusto? Sì, assolutamente sì. I personaggi di Maione e Bambinella sono stati presi da Maurizio e... Maurizio poi ha scritto una cosa dedicata per questi personaggi, spostandoli più avanti nel tempo di una decina d'anni, insomma, più o meno. E infatti qui siamo nella primavera del 43, arrivano le sirene perché arriva un bombardamento sulla città, bisogna andare nei rifugi e siamo insomma, il set è ambientato in un rifugio un po' di fortuna. Sì, è una cantina adibita al rifugio d'emergenza. Siamo nel 1943, la primavera del 43, dove Napoli è surclassata dai bombardamenti degli americani, e Maione e Bambinella si ritrovano per caso in questo scantinato, questa cantinola che funge da rifugio. Maione si presenta con Melina, questo personaggio ammanettato, accusato di omicidio, e sotto questa cantinola nasce una diatriba sull'applicazione della legge, sull'interpretazione della legge. La legge dell'uomo, dove finisce la legge dell'uomo, inizia la divina o viceversa. Il vero punto della discussione è se la legge deve essere a servizio dell'uomo o l'uomo ha servito alla legge. Ma comunque non è solo l'unico argomento che trattiamo. Che è un grande dilemma. Certo, sì, però... A volte le leggi sono infallibili perché non tengono conto di diverse varianti, insomma. In realtà le leggi andrebbero interpretate. Prima forse si faceva di più, adesso forse un po' meno. Dicevano i latini cum grano salis proprio in questo frangente, parlano proprio di questo argomento, dell'interpretazione delle leggi. Sì. Riguardo al tuo personaggio, il brigadiere Raffaele Maione, sicuramente un personaggio che... ti dà tanto, ti ha dato tanto dal punto di vista anche della notorietà, l'affetto del pubblico. Assolutamente sì, assolutamente sì. È il personaggio che mi ha aperto le porte a un grande pubblico ancora di più. Ho fatto altre serie TV, però Maione è quello che poi mi ha dato la spinta definitiva e che ha fatto sì di abbinare anche il mio nome e cognome oltre che al personaggio, quindi adesso quando mi fermano, insomma, in strada, riconoscono il ruolo, ma riconoscono anche Antonio Milo, insomma, questa è la differenza rispetto a prima. Per concludere, ecco, volevo dire a chi ci sta ascoltando che c'è un motivo per cui non abbiamo detto più di tanto della trama dello spettacolo, perché c'è anche un elemento che è sempre quello un po' del giallo, no, in De Giovanni, quindi non si può svelare troppo. Gli elementi sono intanto il mood comico Maione e Bambinella, quindi c'è tanto divertimento. Oltre la linea guida, insomma, l'argomento che vi ho detto prima rispetto alle leggi, ci sono anche altri argomenti che non possiamo svelare perché altrimenti sveleremo poi il finale. Io la definisco un po' una giostra di emozioni, perché si passa dalla comicità al momento di emozione e di riflessione allo stesso tempo. E questo è quello che colpisce molto gli spettatori, che poi ci dicono alla fine dello spettacolo di aver vissuto questa forte emozione, perché si passava da un'emozione all'altra, dalla risata al pianto alla riflessione. Allora, l'appuntamento con Mettici la mano, con Antonio Milo, Adriano Falivene, Federica Totaro, di Maurizio De Giovanni, la regia di Alessandro Dalatri, è il 11 e 12 aprile, appunto, a Teatro Celebrazioni. Antonio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, vi aspettiamo.